E quando si dice che l'amore chiama l'amore, possiamo anche dire che un matrimonio chiama un altro matrimonio. Sono in compagnia del signor Vittorio, della signora Vittoria, che questa sera verranno premiati, diciamo, dalla comunità di Baranello per aver tagliato il traguardo dei 70 anni di matrimonio. Grazie. Qual è il segreto per durare così tanto insieme? Ma veramente mi attengo a, specialmente ai cibi. La mattina faccio mezz'ora di cicletta nella camera da letto, poi un buon zuppone di latte con fette biscottate e miele. Quando si è sposato? Se lo ricorda il giorno del suo matrimonio? 27 ottobre 1946. Quando ha visto sua moglie Vittoria entrare in chiesa, cosa ha pensato? Di essere una brava moglie. Il ricordo più bello che ha di questi 70 anni insieme? Sempre felici, d'accordo, mai uno schiaffo. Mai una parola. Non si danno gli schiaffi. Quanti figli e quanti nipoti? Tre nipoti. E quanti figli? Due figli, un maschio e una femmina. Uno è presente qui, la femmina abita poco distante da casa nostra qui. Un augurio alle coppie che si stanno per sposare. Auguri di vero cuore e di fare una vita lunga e felice. Grazie, auguri a voi, auguri agli sposi. Grazie, grazie pure a voi. Quest'anno festeggiano 71 anni di matrimonio, che sono le colonne di Largo Giullo. E siamo in compagnia della signora Filomena Di Chiro. La signora oggi ci ha illustrato le grandi cose, i grandi preparativi di un matrimonio. L'abbiamo vista impegnatissima prima nel fare il letto, ora nel pranzo della zita, della sposa. Il pranzo è sull'aria, quindi una bella festa in campagna. Ecco, è estate. Cosa mangiavano gli sposi di un tempo? Gli sposi di un tempo, allora non c'era dall'antipasto tutte queste cose, si mangiavano la pasta come primo, si iniziava dal primo con i prezzati, si chiamano prezzati che ci sono tuttora ancora, cucinati col sugo, col ragù, con la buota, con la carne, insomma. Ma che cos'è la buota Baranello? Spieghiamolo. La buota Baranello è la carne di vitello, un pezzo grande, minimo di 2 kg, che si apre come un libro e si fa un battuto di aglio, prezzemolo e lardo. E si avvolge e si lega con lo spago, poi si fa soffriggere sempre nel lardo e dopo che è soffritto un poco si aggiunge la salsa sempre fatta in casa e si fa bollire per 2 o 3 ore perché è abbastanza grande e ci vuole tempo. E poi si cucinano questi prezzati, oppure le penne, le zite, proprio la tradizione, la zita, la penna zita. E che festa sia! Signora, allora, buon divertimento e auguri agli sposi. Grazie, auguri agli sposi, spero che è stata una bellissima giornata, ci stiamo tutti divertendo al massimo, credo, sì. Thank you.
amici, si conclude qui il nostro viaggio in Molise che ci ha portato a Baranello in occasione dei rituali del matrimonio. Vi ricordo che ci potete seguire sul canale 11 e 12 del Digitale Terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sul canale 880 per gli amici che ci seguono da Roma Capitale, sul 212 il canale di Molise Mio e sul nostro sito www.telemolise.com. Da Baranello vi saluto e vi aspetto a un prossimo viaggio in Molise con noi. Grazie di averci fatto compagnia.